Buongiorno a tutti. La prima cosa che vorrei fare è un'introduzione generale, con attenzione soprattutto ai parametri sperimentali, perché ho di fronte a me soprattutto degli insegnanti pratici che dovranno imparare a usare il gascomatografo applicando delle metodiche. Quindi la teoria è abbastanza complessa, forse la state già studiando, sapete che assomiglia per certi aspetti un po' alla teoria della distillazione, no? Dei piatti o delle velocità. Quello che ci interessa è capire un attimino quali sono i parametri principali per ottenere un buon cromatogramma. In sostanza, sappiamo che la cromatografia è nata all'inizio del secolo con i lavori di un chimico russo, Svet, che riuscì a separare i pigmenti presenti nelle foglie verdi degli ortaggi, depositando un miscuglio, un estratto di questi pigmenti in testa a una colonna. Lui usò una colonna di vetro come questa, vedete, riempita di un solido, carbonato di calcio, i pigmenti depositati nel miscuglio poi, eluiti tramite un solvente, si separano lungo la colonna. Qual è il principio su cui si basa questa operazione? È una sorta di rimpallo, cioè di distribuzione tra la fase fissa, che è quella del solido presente in colonna, e la fase mobile, il cosiddetto eluente, che lungo la colonna separa questi componenti perché vengono trasportati in modo selettivo, in modo preferenziale, tanto più sono affine alla fase mobile, usciranno prima. Tanto più sono affine alla fase fissa, usciranno dopo. Ecco, questo è un po' il significato. Quindi vedete che lungo la colonna i componenti si separano, escono separati, li posso ottenere in frazioni. I primi pigmenti erano colorati, da qui il nome cromatografia. Pensate alle foglie degli spinaci dove si separa, vedete, la clorofilla B, la clorofilla A, la xantofilla, il carotene. In una cromatografia ascendente su carta, ad esempio, no? Che è uno dei tipi di cromatografia più utilizzati, penso anche da voi in laboratorio, no? Di organica. Allora, i meccanismi su cui si basa questa diversa affinità tra il componente e la fase fissa e la fase mobile sono cinque: l'assorbimento, la ripartizione, lo scambio ionico, l'esclusione e l'affinità. E da qui anche il nome delle differenti tecniche di cromatografia, che vengono classificate in base al meccanismo, come vedete qua, il principio di separazione prevalente, oppure in base al tipo di apparecchio che uso, quindi ad esempio strato sottile, cromatografia liquida, gascromatografia, colonna, a seconda, in funzione di questi parametri ho diverse tecniche che hanno delle sigle. Nel nostro caso oggi vedremo la gascromatografia, che può essere di due tipi, o di tipo gas liquido se la fase fissa è un liquido, o di tipo gas solido se la fase fissa è un solido. Come possiamo rappresentarci questo meccanismo? Provate a immaginare la fase fissa come se fosse una superficie chiodata, quindi un solido con tanti chiodi, tanti spuntoncini. Questi chiodi cosa rappresentano? Se ci pensate, rappresentano i centri attivi del solido, che possono adsorbire i componenti che vengono eluiti lungo la colonna. L'immagine dei componenti potrebbe essere data da queste due palle. Una è liscia e una è fibrosa, come una palla da tennis. Se io spingo queste palle, ad esempio con un flusso di aria, arriverà prima la pallina più liscia, la ping pong, perché non viene trattenuta dai chiodi. Quindi è più affine, si dice, la pallina alla fase mobile, che la trasporterà e uscirà prima dalla colonna. La palla invece da tennis uscirà dopo perché le sue fibre in superficie si incastrano nei chiodi che rappresentano i centri attivi. Ecco, questo è un po' così una rappresentazione, no, di quello che succede e ci dà un po' l'idea del meccanismo, in questo caso, dell'adsorbimento, perché abbiamo una fase solida con dei centri attivi, per esempio carbone attivo, gel di silice. E abbiamo una fase invece mobile che può essere o liquida se il trasporto avviene mediante un eluente liquido, oppure gassosa se avviene tramite un eluente gassoso. Quello che interessa a noi adesso è entrare nel campo della gascromatografia, cioè in generale abbiamo questo schema che è costituito da una bombola che contiene il cosiddetto gas di trasporto, che nel nostro caso è elio, si può usare anche l'azoto. Nel gabbiotto che c'è al pianterreno c'è la bombola.
c'è un riduttore di pressione sulla bombola, c'è una linea che trasporta il gas qui in laboratorio e c'è un altro riduttore di pressione che poi vediamo. Posso regolare il flusso e il gas di trasporto entra nel gas cromatografo, però passando dall'iniettore. Cos'è l'iniettore? È una camera dove io con una siringa andrò a iniettare il campione. Quantità di campioni sono dell'ordine circa da 1 a 10 microlitri. Il tutto poi, cioè gas di trasporto e il mio campione iniettato, verrà eluito, cioè trasportato attraverso la colonna. Lungo la colonna avverrà quel meccanismo di separazione che abbiamo detto un attimo fa. Quindi alla fine della colonna i componenti dovrebbero, si spera, uscire separati per dare, vedete, un cromatogramma. Ogni volta che esce il componente si registra un picco che può essere più o meno largo. Sarebbe bene che fosse stretto, perché così i componenti si separano meglio. Come faccio a rilevare i componenti? Ci vuole un rivelatore. Il rivelatore più comunemente usato è il cosiddetto FID, rivelatore a ionizzazione di fiamma. Cosa fa il rivelatore? Quando arriva un componente, registra un segnale dovuto alla presenza di quel componente. Normalmente il segnale viene trasformato in tensione e mandato al sistema di elaborazione dei dati che poi andrà a registrare il cromatogramma. Ecco, una cosa che mi piace molto è farvi vedere un attimo alcuni passaggi. Vedete che abbiamo quindi il nostro apparecchio che è il gas cromatografo. All'interno c'è un forno ventilato, vedete, quindi oven, può vedere la colonna. Le colonne sono di due tipi, quella capillare, come vedete in fotografia, o una colonna impaccata. Attualmente si usano praticamente solo colonne capillari, però noi oggi useremo l'impaccata, che comunque va bene nel caso dell'analisi che faremo oggi. E cosa succede allora? Arriva il nostro gas di trasporto, vedete, entra nell'iniettore, c'è l'iniezione del campione con la siringa, il tutto passa nella colonna e man mano escono i componenti nel detector, vedete che si registra il cromatogramma. Ok? Ecco, una cosa che anche molto bella da vedere poi è questa immagine che rende molto bene l'idea, a parte l'iniettore, quello è un po' specifico, ci interessa vedere un attimino cosa succede nella colonna. La colonna è un supporto solido, normalmente o è di vetro o di metallo, all'interno viene depositata in una fase stazionaria, vedete questo straterellino giallo. Solo che questa è una colonna capillare tipicamente, vedete che lo straterellino giallo ricopre le pareti della colonna con un piccolissimo spessore dell'ordine dei decimi, centesimi di millimetro. Rimane quindi uno spazio vuoto all'interno della colonna capillare. Questo consente di produrre anche delle colonne lunghe 100 metri, quelle capillari. Quelle impaccate invece, qual è la differenza? Che nelle colonne impaccate tutto l'interno della colonna è riempito, un po' come le colonne a riempimento, no? E quindi lo spazio per passare è di meno. E quindi le colonne impaccate arrivano al massimo a 3-4 metri di lunghezza. Mentre quelle capillari sono molto più piccole come diametro, dell'ordine del millimetro e anche meno. E c'è questo spazio interno lasciato libero al passaggio. Sulle pareti c'è la fase stazionaria che può essere, abbiamo detto, o solida o liquida. Qual è il meccanismo? Guardate, si vede bene. Arriva la mia miscela che ho iniettato, viene spinta dal gas di trasporto e vedete che c'è una sorta di rimpallo continuo di equilibrazione trasporto tra la fase solida che tende a attirare di più, vedete, il componente verde, e la fase gassosa che tende a portarlo in avanti. Lungo il percorso alla fine vedete che si separano. Prima arriva il componente blu, vuol dire che affina la fase mobile, poi quello rosso e infine quello verde, e si vede il cromatogramma. Cioè, si capisce, no? Questo è un po' che solo cosa interessa a noi poi in particolare. Quali sono poi i parametri del cromatogramma? Vedete la differenza tra colonna impaccata più grande dell'ordine di mezzo centimetro di diametro? Però tutta è riempita, quindi se supero i 4 metri le perdite di carico diventano talmente alte che non riesce più a passare il gas. Mentre la colonna capillare ha questo spaziettino interno vuoto che può essere o liquido o solida. Poi la fase mobile abbiamo già detto che normalmente si usa o elio o azoto o anche lo stesso idrogeno. Poi
I rivelatori, quello più utilizzato è il rivelatore a ionizzazione di fiamma. Cosa succede? Adesso noi accenderemo lo strumento e accenderemo il rivelatore. Non è altro che un piccolo fornetto che funziona con idrogeno e aria. Idrogeno è combustibile e l'aria è comburente. L'idrogeno entra direttamente nell'ugello che va a alimentare la fiamma, come se fosse un piccolo bunsen, e l'aria entra lateralmente nell'ambiente in cui c'è l'idrogeno, si innesca, si accende la fiammella. Tra la fiamma e la parte sopra ci sono due elettrodi. Quello della fiamma è il catodo, quello anulare che si trova sopra è l'anodo e fa da elettrodo collettore. Quando arriva il componente nella fiamma e brucia, produce degli ioni e degli elettroni, si ionizza. E quindi queste cariche, in particolare quelle negative, no? Vanno dal catodo all'anodo. L'anodo colletta e quindi andranno a aumentare la corrente che passa tra i due elettrodi. Quindi nel momento in cui viene bruciato il componente, quindi aumenta la corrente, quindi quella corrente poi viene trasformata in differenza di potenziale elettrico e mandata al registratore. L'unico, se volete, un po' lo svantaggio del feed è che è distruttivo. Cioè, nel senso che entra dentro un componente e viene bruciato. Quindi se voglio recuperare i componenti con la cromatografia, non devo usare il feed. Li devo collegare, ad esempio, perché li voglio mandare in gas massa, ad esempio, li mando alla massa e vado poi a determinarli singolarmente. Questo è un po' l'immagine che avete sul vostro libro, un pochino più dettagliata. Si vede bene che qui c'è l'intensità di corrente, vedete il catodo negativo, l'anello collettore positivo, la corrente si viene a creare. Basta metterci una resistenza e andare a misurare la differenza di potenziale tra i due capi e mandarla al registratore. I parametri, a noi interessa ottenere dei cromatogrammi dove i picchi sono ben separati, come in questo esempio, che più o meno è l'esempio che faremo oggi. Andremo ad analizzare una miscela di quattro alcoli, metanolo, etanolo, propanolo e butanolo, che in questo cromatogramma sono ben separati. Quali sono allora i parametri del cromatogramma? Innanzitutto le caratteristiche di un determinato picco, per esempio sono la larghezza metà-altezza, la larghezza sui flessi, la larghezza della base e queste sono le varie larghezze. Poi avremo l'altezza del picco, l'altezza a metà larghezza. Più ripeto, la larghezza del picco è bassa, più vedremo tra un attimo che la mia cromatografia sarà efficiente. L'altro dato importantissimo è il tempo di ritenzione, che è il tempo a cui il picco esce, rispetto o all'inizio, cioè al tempo zero, che è il tempo in cui ho fatto l'iniezione, o all'uscita di un componente non trattenuto, per esempio un gas che vedete ha questo picchettino che in qualche modo rappresenta il tempo che ci impiega il componente a uscire senza essere trattenuto. Questo è il cosiddetto tempo morto. Comunque queste cose le vedrete molto bene in teoria. A noi interessa di fatto oggi il tempo di ritenzione, cioè il tempo che trascorre tra l'iniezione e l'uscita dal picco. Quindi questo è il parametro più importante. L'altro parametro importante, lo capite anche voi, sarà l'area del picco, che mi verrà data dallo strumento interrogatore che elaborerà i dati, mi darà l'area del picco. Cos'è che conta alla fine? Che i picchi siano ben separati. Il fatto poi che l'area del picco sarà proporzionale a che cosa? Cioè maggiore l'area, maggiore sarà La concentrazione del esatto, la campione. concentrazione del componente che ho separato, fa parte del miscuglio iniziale. Quindi questo è importantissimo perché è su questo che si basa l'analisi quantitativa. Ecco, tenete conto che la cromatografia è soprattutto una metodica di analisi quantitativa, perché non va bene per la qualitativa. Io una volta che so quali componenti andare ad analizzare, uso la cromatografia e li determino in modo quantitativo. Quali sono poi gli altri due fattori importanti? Allora sono la selettività, la vedete, indica proprio la capacità del sistema di far uscire i picchi con diverse velocità, quindi ben separati, distanziati. Quindi maggiore la selettività, maggiore sarà questa distanza tra le due creste dei picchi. Per esempio, noterete che nella colonna a destra la selettività è molto più bassa perché? Perché i due picchi si sovrappongono. La colonna non riesce in quelle condizioni lì a separare i picchi. Cosa succede quindi? Se io faccio un'analisi e vedo che l'etanolo e il propanolo escono fusi tra loro e devo cambiare le condizioni cercando di migliorare la separazione. Quindi potrei
cambiare il flusso in colonna del gas di trasporto, oppure cambiare la temperatura. Soprattutto sono questi due parametri, il flusso e la temperatura. Faccio un esempio. Più bassa è la temperatura, più sarà la distanza tra i due picchi, no? Provate a pensare il perché. Quindi cosa posso fare, ad esempio? Potrei fare una eruizione a temperatura programmata. Ad esempio, inizio a 75 gradi, come faremo dopo, i picchi a 75 gradi sono ben risolti, quelli soprattutto di quelli che escono prima, e poi in modo graduale faccio una rampa di temperatura, ad esempio, non so, da 75 gradi a 160, in 15 gradi al minuto. A 160 cosa succederà? Avendo alzato la temperatura, i componenti che escono dopo, tendenzialmente usciranno in tempi più brevi. Perché qual è il problema? Che se io lavorassi a 75 gradi, magari il butanolo mi esce dopo mezz'ora. Ho tempo io di starvi mezz'ora a aspettare? No, e poi comunque è troppo. Quindi cerco di aumentare la temperatura per far uscire prima il butanolo. Infatti, guardate qui, si vede bene qui all'inizio: il metanolo esce prima, poi esce l'etanolo, quindi è ben separato a 75 gradi. Poi comincia la rampa. La rampa di temperatura fa uscire il propanolo e il butanolo che uscirà intorno ai 9 minuti e 27. Se io avessi lavorato a 75 gradi, probabilmente il butanolo mi esce dopo mezz'ora e rischio anche che non mi esca proprio dalla colonna. E se rimane in colonna, la volta dopo mi uscirà. Quindi io devo essere sicuro che i componenti siano usciti prima di fare un altro cromatogramma. Per finire, allora abbiamo detto, picchi cioè ben distanziati vuol dire che rappresentano il parametro della selettività, cioè maggiore è la selettività, più i picchi sono distanziati. Ma c'è un altro parametro, se ci pensate, questo. Cioè io posso avere due cromatogrammi con la stessa selettività, ma come potete notare, nel primo i picchi sono ben risolti, ben separati. Nel secondo, nonostante la selettività sia la stessa, i picchi, essendo più larghi, vanno a sovrapporsi. E quindi in questo caso si dice, lungo il cromatogramma escono belli, belli compatti, belli stretti, si dice che la colonna è efficiente. Se invece questo non succede, si dice che non è efficiente, cioè a parità di selettività la mia colonna non ha l'efficienza necessaria. Ecco, questo parametro poi è legato al numero di piatti teorici che studierete con il professore. Quindi uguale selettività, ma può essere una diversa efficienza. I due parametri poi diventano di fatto uno solo e vanno a definire la cosiddetta risoluzione, che non è altro che il rapporto tra la differenza dei tempi di ritenzione e la somma della sempiezza dei due picchi. È evidente che più questa risoluzione è alta, migliore è la separazione. In linea di massima, se la risoluzione è intorno a 1,5, da 0,8 in su, diciamo, i picchi risultano ben separati. Ma man mano aumenta la risoluzione, i picchi risultano via via più risolti. Ok, si vede un po' qui. Bene, io con questa introduzione avrei finito. Adesso partiamo con lo strumento. Allora, cominciamo a vedere quello che facciamo oggi, la gestione, l'avvio, l'utilizzo dello strumento e un'analisi che faremo, che è proprio quella della miscela dei quattro alcoli che abbiamo visto prima. Abbiamo a disposizione una guida operativa che poi vi farà avere il professore, che farò avere anche i miei colleghi. Vi chiedo di andare sulla telecamera che in questo momento inquadra lo strumento. Ecco, la alzo un pochino così vediamo la parte iniziale. Prima cosa, devo verificare, l'assistente di laboratorio, Laura, deve attivare i sensori che rilevano fughe di gas. Se lei non fa questo, l'elettrovalvola che porta soprattutto l'idrogeno, immagino, no? Rimane chiusa, perché sono delle sicurezze. Immaginate che nell'ambiente di laboratorio si liberi dell'idrogeno. Riuscite a vedere bene lo strumento? Mi date un feedback? Sì, Sì, professore. perfetto. Allora, vedrete che, come sempre, ormai lo sapete, c'è la linea dei gas che arriva. Abbiamo aria, elio e idrogeno, come vi dicevo prima, ma non devo toccare le manopole di regolazione, ma devo aprire semplicemente i rubinetti che portano il gas. Quindi apro in senso antiorario, l'aria c'è, ho una pressione intorno da 5 a 7 sul manuale. L'elio apro, la pressione è 5, come da
la specifica. L'idrogeno, ecco, l'idrogeno, che è quello anche più pericoloso, perché è molto infiammabile, esplosivo, apro sempre il manometro e perfetto, siamo a 4. Allora, siamo a posto con i tre gas, perfetto. Secondo, nella parte dello strumento inferiore c'è un interruttore rosso, quindi accendo questo interruttore in basso a destra. Lo strumento si accende, c'è un suo pannello analogico di controllo. Questo strumento, nonostante abbia una certa età, è comunque un validissimo strumento, anzi, ai tempi era un signor strumento. Non ha il computer associato come tutti gli strumenti, ma ha comunque un pannello analogico che mi dà la possibilità di inserire tutti i parametri dell'analisi. Adesso vediamo. Adesso abbiamo la necessità di accendere il feed. Il feed è questo qui, da cui escono una serie di cavi che andranno poi al registratore che vedete qui a fianco. Questo qui è il nostro interruttore della Mega Series. Anche questo avrà una certa età, però comunque il suo lavoro lo fa egregiamente. Tutto sommato è anche interessante, utile e ha un suo manuale e tutta una serie di tasti per inserire i dati. Poi vediamo. A questo punto cerchiamo di accendere il feed. È la fase un po' più delicata perché per accenderlo devo arricchire la miscela di idrogeno. Quindi la cosa importante da fare è come faccio ad alzare l'idrogeno, che in questo momento è a 0,6. Qui è a circa 5 bar. Da qui allo strumento c'è un altro riduttore che da 5 bar riduce a 0,6. Vuol dire che qui nel feed l'idrogeno entra a 0,6 bar. Già in questo momento sta entrando, solo che non è acceso. Quindi non è il caso di lasciarlo aperto così per tanto tempo. Cosa faccio per accenderlo? Devo innanzitutto alzare la pressione per arricchire la miscela fino a 1,5, più che raddoppio la pressione in modo da avere una miscela più ricca. E quello che devo fare in questo momento è semplicemente schiacciare il tasto INIT che si trova qui sull'elettrometro EL480, che è un accessorio. Magari lo schiaccio una volta, non funziona. Lo rischiaccio un'altra volta fin quando sento l'innesco. Poi vedremo come fare a capire se il feed funziona. Era già partito il primo colpo. Come ho fatto a capire? Ho messo un corpo lucido, tipicamente si usa la spatolina, ma potrei usare una forbice, qualsiasi cosa che sia lucida, e verifico che all'uscita di questi forellini, vedete, che portano i gas di combustione, ci sia un appannamento. Cioè, io lo vedo, chiaramente voi sarà un po' difficile, però si vede proprio un appannamento che è l'acqua, l'acqua che si sviluppa da idrogeno più aria, che incontra la superficie fredda. A questo punto, essendo sicuri che il feed è in funzione, no? Riabbasso la pressione dell'idrogeno a 0,6. Vi ricordo che essendo questa una valvola di riduzione, normalmente il rubinetto girando in senso antiorario apre, qui invece in senso antiorario chiude. Riporto a 0,6. L'unica accortezza è riverificare, una volta fatto questo, che il feed non si spenga, perché se lo fate velocemente rischiate di togliere idrogeno, il feed si spegne, uno pensa di avere il feed acceso, butto via tutto il tempo. Quindi riverifichiamo, vedo l'appannamento, quindi funziona. Adesso andiamo a inserire i parametri dell'analisi. La SOP poi vi verrà data, riguarda la determinazione della composizione percentuale di una miscela di alcoli. Immaginate di avere un processo produttivo che utilizza in un reattore una miscela dei quattro alcoli. Io so che ci sono quei quattro alcoli, quindi non devo fare una determinazione qualitativa, lo so già, sono quelli, punto e basta. Devo semplicemente andare a determinarli quantitativamente. Quindi cosa faccio? Primo, vado a vedere le condizioni che devo utilizzare. Prima cosa, abbiamo detto, gas di trasporto e elio, mi serve sapere qual è la colonna. Vedete che apro il forno e vedo che all'interno c'è una colonna impaccata. Ecco, altri tipi di colonne. Questa, ad esempio, è una colonna capillare, può arrivare anche fino a 100 metri di lunghezza, è molto più sottile di quella impaccata e c'è questo forellino minuscolo che consente il passaggio del gas, mentre nell'impaccata c'è tutto il riempimento che riempie e quindi massimo arriva a 1, 3, 2, 3, 4 metri, non di più. Che tipo di colonna è? Dipende dalla fase stazionaria che contiene, questa è una Carbovax. E quindi andrò a vedere sul catalogo che la Carbovax, come anche la Porapack, sono molto adatte per dividere sostanze polari, come ad esempio gli alcoli.
Allora, questo qui è il forno, vedete, ventilato. Ci sono due posizioni, noi stiamo usando quella di sinistra, quindi l'iniettore zona 1, questa è la zona 2 e questa è la zona 3. La colonna va bene, chiudo. Devo impostare adesso le condizioni. Vado a utilizzare questo apparecchio che si chiama programmatore MFC500. Vabbè, il trasformatore è un carro erba che è ancora molto presente anche nelle aziende, secondo me. Però magari poi a questo viene affiancato uno strumento più moderno e questo viene usato più per le prove, un po' come trattore, no? Ma funziona sempre. Si impostano che cosa? Devo cominciare a utilizzare questi tasti andando a creare la programmata, il mio metodo. Vedete che ci sono tre tipi di tasti. Uno è la temperatura e imposterà le temperature nei vari livelli. 1, 2, 3, 4. Quattro livelli di temperatura. Sono i tratti orizzontali, si chiamano anche isotermi, no? Oltre a questi livelli, appunto, devo decidere quanto dura ogni livello di temperatura e quindi ci sarà il tasto time 1, time 2, time 3, time 4. Quanto dura ciascun livello? Il rate invece sarà il gradiente di temperatura per passare da un livello all'altro. Quanti gradi al minuto deve fornire lo strumento per passare da uno all'altro? Allora, il metodo degli alcol che abbiamo realizzato noi, nella nostra esperienza, prevede che la cromatografia è comunque un'analisi molto basata sull'esperienza. Quindi un analista fa l'analisi in un modo, un altro la fa in un altro modo. Non c'è una regola generale. Anche i metodi sì, sono indicativi, ma uno poi si arrangia. Quindi allora partiamo dandogli. Vedete, se io schiaccio ad esempio temp 1, vi accorgete che il temp 1 è fuso con SB. Cosa vuol dire? SB vuol dire standby, che sarebbe la temperatura iniziale prima che l'analisi parte, tempo di standby, di attesa. È chiaro che lo standby coincide con il livello 1. È evidente, non è che io parto a 70 gradi e poi gli dico immediatamente di andare a 90 gradi. Quindi allora cosa faccio? Schiaccio SB, vedete che di default c'è questo 7. Tenendo premuto il tasto temp 1, gli do 75 che compare qui e poi senza togliere il tasto schiaccio Enter e lui prende il 75 e me lo fa vedere qui. Quindi se rischiaccio vedete che c'è 75. Quindi in questo momento lui ha come standby 75 e come livello 1 ancora 75. Ho stabilito un certo metodo nella SOP, vado a vedere, c'è scritto che il time 1 è di 2 minuti. Benissimo, allora cosa farò? Schiaccerò time 1, lui mi fa vedere con la lucina che si accende time 1 del livello 1 e inserisco 2 semplicemente e poi faccio tenendo sempre premuto Enter. Quindi adesso abbiamo che il livello 1 ci sta per 2 minuti a 75 gradi. Poi possiamo impostare il temp 2, che se schiaccio vedete che si accende la lucina 2. La temperatura 2 è 160, come vi ho detto prima. 160, enter. Adesso devo stabilire quanto dura il livello 2. Per esperienza abbiamo visto che è sufficiente in questa analisi che duri 3 minuti. Però se non lo sapessi, cioè la prima volta che faccio un'analisi, come faccio a sapere quando esce l'ultimo picco? Non lo so. Quindi devo fare una prova e in quel caso di solito si lascia il tempo 2 infinito e sarà poi l'operatore che interrompe l'analisi quando esce l'ultimo picco. Ma nel nostro caso, l'abbiamo già fatta, sappiamo che il time 2 deve essere di 3 minuti. Cioè schiaccio time 2, vedete che mi compare infinito. Se non c'è niente, lui ha dentro un tempo infinito. Cosa vuol dire? Che lui rimarrebbe infinitamente a 160 gradi. No, io gli dico è sufficiente 3 minuti. Gli do enter. E lui sa che deve rimanere per 3 minuti. Adesso però vi chiederete cosa faccio con gli altri livelli. Se faccio in questo modo, è bene dare al livello 3 e al livello 4 lo stesso valore del livello 2, no? Così lui in realtà resta piatto e poi andrà in raffreddamento. Quindi allora gli do come temp 3, gli do 160, enter, e come temp 4 gli do ancora 160. È evidente adesso che devo dare le rampe. Allora, questo è importante. R1. Quanto tempo ci impiegherà a passare da 75 a 160? Dipende dalla rampa che gli do e quindi schiaccio il tasto rate 1. In questo momento c'è infinito. Se io non imposto il valore, lui non può andare.
un tempo infinito, gli do 15. Se gli do 15, lui prende 1,5. Quindi per avere il 15 devo dargli uno 0 e fa 15,0. Gli do enter. Adesso, secondo voi, cosa darò a rate 2 e a rate 3? Quindi a R2 e a R3? Zero, perché deve rimanere sempre a 160. Quindi schiaccio rate 2, gli do 0, enter, e poi faccio rate 3 e gli do ancora 0. Enter. Allora cosa succede? Adesso che gli ho dato, credo, tutti i parametri, c'è un'altra cosa importante da capire. C'è anche, non so se avete visto, questo time SB, cioè il tempo in cui lui rimane in stand-by. Ecco, queste sono piccole cose, ma poi sono importanti perché poi ci si trova in difficoltà. Allora, se io schiaccio time SB, in questo momento è infinito. Cosa vuol dire? Che lui aspetta che inizi l'analisi per un tempo infinito. Quando è a posto con le temperature, poi vediamo, lui aspetta. Quando inizio l'analisi dovrò schiacciare Start. C'è questo tasto Start. Succede però questo: se schiaccio Start una volta, lui entra nello standby e vede un tempo infinito e quindi l'analisi non parte. Devo schiacciare Start una seconda volta per poter superare lo standby e andare nel temp 1. Per evitare di schiacciare Start due volte quando inietto, basta dare un time SB uguale a 0. E lui lo salta. Quando schiaccio Start una sola volta, l'analisi parte. Quindi allora gli do un time SB pari a 0. Cosa dobbiamo inserire adesso? Le zone. Zona 1, che cos'è zona 1? È la temperatura dell'iniettore, che deve essere sempre intorno ai 200 gradi. Perché? Perché è importantissimo che l'iniettore sia molto caldo. Come mai? Beh, evidente. Questa è una gas cromatografia. Cosa vuol dire? Che una volta iniettata la miscela viene vaporizzata. Se io ho l'iniettore adesso in una temperatura di 50 gradi, gli alcoli rimangono liquidi e si raccolgono all'inizio e non vanno avanti. Chi va avanti è il gas cromatografia, no? I miei componenti devono essere resi gassosi e questo è anche il limite della gas cromatografia. Infatti adesso molte analisi si fanno in HPLC, perché se ho delle sostanze molto altobollenti, la gas cromatografia non va bene. Cosa facciamo? Gli diamo la zona 1, vedete, schiaccio zona 1 e gli metto 200, che sarà la temperatura a cui l'iniettore verrà portato, enter, prima che inizi l'analisi. Poi zona 2 è lo zoccolo del feed e gli do sempre quei 20-30 gradi in più rispetto all'iniettore, quindi scriverò 220, enter. Poi cosa abbiamo? Zone 3, che in realtà non viene interessata perché questa parte non la usiamo. Però se non mettessi 30 gradi, potrei mettere anche di più, però è sufficiente 30 gradi, lo strumento non va. Quindi devo dare 30 alla zone 3, perché se rimanesse 7 lui non parte. 30, ok. Facciamo il controllo con il proglist. Vediamo un attimo. Schiaccio una volta e vedo 75 è il livello di temperatura 1. Schiaccio una seconda volta, mi dà il 2, 160. Schiaccio una terza volta, mi dà il 3, che è ancora 160. Schiaccio un'altra volta, mi dà il 4, che è ancora 160. Finiti di darmi le temperature, parte con i tempi. Mi dice che lo standby è 0, perfetto. Mi dice che il primo livello dura 2 minuti, perfetto. Mi dice che il terzo livello dura 3 minuti. Il quarto. Vedete che c'è un infinito? Devo mettere 0, mi sono dimenticato prima di dirgli che deve durare 0, se no lui non andrà mai in stand-by, non finirà mai l'analisi automaticamente, ma dovrò dirgli io. E se io voglio che lui lo faccia in automatico, questo tempo deve essere 0, no? Perché deve saltare alla fase successiva. Il time 4 anche. Il time 5 lo lascio infinito. Poi 15 è il rate, va bene, l'R1. Gli altri sono 0, vedete che sono tutti e due 0. E siamo a posto e poi parte l'iniettore con le zone 200 gradi, zona 1. Vedete qui si accende la lucina sempre nei vari punti. Poi zona 2, 220, perfetto. Zona 3, 30, ok, c'è. 75 torna di nuovo dall'inizio. Allora mi sono dimenticato di mettere il time 3, 0, enter, e il time 4. Schiaccio il tasto, metto il valore tenendo premuto e schiaccio enter. Vedete, mi ero dimenticato due parametri, quindi mi raccomando alla fine fare sempre il controllo per vedere se c'è tutto. Io ho messo i parametri, ma non è che il forno qui è freddo. Devo avviarlo. E per avviarlo ci sono due tasti. Allora, uno è l'Oven Power, eccolo qua. Schiaccio il tasto Oven Power, Enter,
Parte la ventola del forno, comincia a scaldare, mi dà l'attual temp che cresce via via. 39, 40, abbastanza in fretta, ma non è finita qui. Devo far partire le tre zone con il tasto del Zone Power. Enter. Partono le due zone. Si accende un LED verde power. Quando le zone vanno in temperatura si accende ready. Tutto semplice di un software di quelli di oggi, perché è tutto qui. Ci vuole un attimo di pazienza, ma una volta che uno ci ha preso la mano, tanto che lui va in temperatura, andiamo a sistemare l'integratore. È uno strumento di 30 anni fa, d'accordo. Vabbè, voi direte, sì, però didatticamente va benissimo. Registra ancora su carta. Lo usiamo soltanto per quel che ci serve, e cioè per ottenere il cromatogramma e integrare i picchi. Per elaborare il didattico, pure sopra Pagnoncelli, userete Excel, immagino. Poi vi darò anche un modello di elaborazione dei dati. Lo accendo dietro e niente, si accende. Mi segna subito che vuole la data, però sinceramente io non gliela metto mai, la scrivo a penna. Quindi vado semplicemente in avanti, Enter, vuole l'ora, ma anche questa. Almeno i primi due dati possiamo saltarli. Vediamo adesso come inserire i parametri del cromatogramma che ci servono. Allora, li troverete comunque sulla guida tutti segnati. Allora, siccome quella carta qua non si trova più in commercio, cerchiamo di risparmiarla. Ogni tasto ha tre funzioni. Quella sotto azzurra con la scritta bianca è di default e mi fa selezionare le varie funzioni dello strumento, cioè i vari parametri già impostati da inserire. La parte sopra nera ha due possibilità. A sinistra ho normalmente i numeri, eccetera, e a destra ho le lettere. Come faccio a passare dall'uno all'altro? Come nella calcolatrice, uso il tasto Shift. Se di default il LED qui è rosso, lui seleziona la parte sotto, cioè quella azzurra col campo bianco. Si aspetta cioè che gli dia un parametro, no? Già di quelli impostati. Se schiaccio una volta Shift, vedrò un lampeggio regolare e lui prende la parte sinistra, cioè ad esempio i numeri che stanno a sinistra. Se schiaccio una seconda volta Shift, il lampeggio diventa una fibrillazione. E quindi prenderà il tasto nella parte alta a destra, cioè le lettere fondamentalmente. Se voglio tornare al tasto continuo, penso che debba dargli Enter e ritorna continuo, infatti. Allora gli devo dare, primo, Cart Speed, velocità della carta. Tasto Cart Speed e lo trovo qua, vedete questo qua, Cart Speed, la parte sotto. Non c'è lampeggio, lui prende Cart Speed e mi scrive CS, Cart Speed uguale. Gli do il valore che è 0,5, ma per avere lo 0 il lampeggio regolare va già bene perché i numeri sono a sinistra e quindi scrivo 0. Il punto che è la virgola è anche lui a sinistra, punto. Il 5 lo scrivo qua e poi gli do l'enter e lui prende il parametro della velocità della carta. Un'altra cosa importantissima si chiama attenuazione. L'attenuazione può essere data dallo strumento, quindi nel pannello dell'elettrometro esiste una manopola che va da 0 a 20 che mi attenua o meno il segnale in uscita. Perché devo fare questo? Perché alla fine devo fare in modo che il cromatogramma rimanga nel foglio, nell'ampiezza del foglio. Quindi ho due possibilità. Una è quella di attenuare il segnale in uscita da qua. La seconda è quella di dare un valore di attenuazione anche qui, che servirà semplicemente a far stare i picchi nel foglio. Allora, cosa faccio? Schiaccerò il tasto Atten, che è il primo qui, vedete Atten. Noi abbiamo visto per esperienza che con questa miscela di alcol il valore giusto è 128. 1, 2 e 8. Enter. Un'attenuazione 11 in uscita e un'attenuazione 128 dall'integratore. Cosa c'è ancora da mettere? Ma solitamente noi mettiamo la minima area integrabile. Perché cosa succede? Comunque avremo delle impurezze e se io lascio integrare tutte le aree, rischio che poi nel report dello strumento mi escano tanti picchi che in realtà non ci sono o sono talmente poco. E quindi io dico: guarda, devi integrarmi soltanto le aree sopra. Facciamo il 10.000 oggi. Come faccio a saperlo? Vabbè, potrei prendere l'analisi che ho fatto ieri e vedere un attimino che il picco che ha la minore area arriva a 15.000. Quindi potrei provare a dargli come minima area integrabile
10.000, supponiamo, no? Non c'è però il tasto minimale interrogabile. Error cosa devo fare? Devo scriverlo. Devo scrivere MA uguale. Error come faccio a scrivere M? Devo fare shift, andare nella fibrillazione e quindi ho il tasto in alto a destra, quindi scrivere MA, mettere l'uguale. L'uguale si trova nei numeri, devo cambiare e andare nell'ampeggio regolare perché si trova a sinistra e quindi dargli l'uguale. Rimango nei numeri e scrivo 10.000. 10, 1, 2, 3 e gli do l'invio. Enter. Ultime due cose, poi siamo quasi pronti per partire. Sono l'altra cosa è il level. Allora, il level è una sorta di livello del segnale. È bene che sia intorno a 1000. Livello a cui parte il segnale. C'è la sua funzione, quindi basta schiacciare level. Lui in questo momento mi dà 1200. Perfetto. Riprovo una seconda volta, mi dà di nuovo 1100. Se non dovesse essere 1000, posso agire sulla manopola 0 dell'elettrometro, ma se non è il caso è meglio non toccarla. Cioè, se già il livello è giusto, non c'è da toccare niente. Il PT Eval consente di capire se vi è un buon rapporto segnale-rumore. Premo PT Eval, facciamo una prova che vedete essere qui. Lui parte e per un minuto circa va a misurare il rapporto tra il segnale e il rumore. Se verrà stampato un valore compreso tra 12 e 200, l'analisi può partire. Se invece il valore è maggiore, è necessario reimpostare la linea di base. Dopo il PT Eval, lo strumento sarebbe pronto. Tra poco farò l'iniezione, vedete che ho il ready su tutte e due le zone e ho l'actual temp di 75, lo strumento è pronto, ci ha impiegato 10 minuti, un quarto d'ora. Lui ha stampato il PT Eval di 15 e quindi siamo pronti per partire. Allora, avete visto che è tutto pronto qui? Verde verde, actual temp 75, siamo in stand-by, lo strumento aspetta la sua iniezione. Scusa, volevo Prego. chiederti, perché mi sono persa qualche valore, la velocità della carta e il PT Eval. Tutti questi parametri, tutte queste impostazioni sono segnate sia nel metodo, nella SOP, sia nel manualetto dello strumento, se riguardano lo strumento. Adesso volevo farvi vedere un attimo il problema della. Il discorso è che noi dobbiamo quindi preparare gli standard. Solitamente si prendono degli standard per gas cromatografia, quindi molto puri. Noi ci accontentiamo dei quattro recipienti che contengono i quattro alcoli. Allora, metanolo, etanolo, propanolo e butanolo. Normal butanolo. In questo caso io devo preparare una miscela standard e capirete il perché dopo quando elaboriamo i dati. Una miscela standard di quattro alcoli al 25% in volume di ognuno, quindi un millilitro, un millilitro, un millilitro, un millilitro. Come faccio? Ma la modalità più comoda è questa. Non sto a farlo perché l'ho fatto ieri, quindi ve lo dico soltanto e recuperiamo un po' di tempo. La cosa sicuramente utile è usare una pipetta tarata automatica che sia nel campo interessato, in questo caso va da 100 a 1000 microlitri. Imposto qui, in realtà ho le prime tre cifre, quindi qui c'è scritto 100, ma in realtà sta per 1000, e faccio il mio prelievo, avvino il puntale e poi scarto, no? Dovrei prendere un beccherino, estrarre un pochino di alcol dalla bottiglietta perché non è mai una buona cosa andare a prelevare direttamente. E cosa faccio? L'idea sarebbe questa, prendo quello di ieri, 4 dal 3, non faccio altro che mettere qui dentro, in un vials, si chiama così, ci sono due tipi di vials, quelli che hanno il tappo chiuso come questo, quindi, o quelli che hanno ad esempio una membrana che mi consente di non aprire ogni volta, no? Per prelevare il mio campione con la siringa, ma hanno una membranina che è foro con l'ago della siringa. Almeno la prima volta, se doveste lavorare in un laboratorio, faccio il mio prelievo segnato 100, che vuol dire un millilitro, con acqua distillata e lo peso sulla bilancia analitica. Faccio una taratura. Se il valore più o meno è lì, ok. Se però c'è una differenza marcata, allora vado a prendere un prelievo che sia
verifico essere effettivamente 1 millilitro, no? Per esempio, vedo che 1 millilitro coincide con 95, allora farò 95. Poi un'altra cosa, il puntale, d'accordo, qualcuno li butta via ogni volta. Però se faccio un prelievo simile, lo tengo buono almeno per tutti i prelievi e poi magari lo avvino, lo sciacquo, lo lascio asciugare, insomma, cioè noi non li buttiamo via solitamente. Abbiamo preparato il nostro standard al 25% di ogni alcol. Cosa facciamo? Dobbiamo prelevare e iniettare lo standard. Ci serve la siringa. Siringhe ce ne sono di due tipi. Quella che uso io oggi è questa. Siringa per gas cromatografia, questo possiamo anche metterli via. Prendo la siringa, è questa qui, la vedete tutti? Molto piccolina, l'ago è molto sottile, il volume di questa siringa va da 0 a 10 microlitri. Si tratta di vedere innanzitutto se il pistoncino scorre bene, perché poi magari si incastrano e questa va bene. Poi c'è un problema. Primo, che non rimangano bolle d'aria quando aspiro. Secondo, che devo essere sicuro del volume che inietto perché c'è anche l'ago. Allora, prima cosa, il primo prelievo lo tiro su e lo butto via. State attenti perché quando tirate giù il pistoncino così, c'è il rischio che si pieghi l'asta, come è successo qui. Se rovinate l'asta, poi non scorre più. Ecco, poi ci faccio la mano, prelevo un paio di volte. Tac, prelevo e tac. Poi prendo con due cose, faccio tac, 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 perché faccio così? Perché faccio la stessa cosa che faccio con la buretta quando con il rubinetto in fondo faccio così per far uscire le bolle d'aria, no? E in questo modo non dovrebbero più rimanere bolle d'aria. Questo è il primo passo. Io devo aspirare, quindi devo stare giù e tiro su il mio pistoncino magari fino a 5-6. Così, magari poi chiudo per evitare l'evaporazione. A questo punto giro e faccio uscire, vedo, non ci sono bolle d'aria. Vedete la gocciolina? Si vede che escono le 2, 3, 4 goccioline. Dove arrivo però? Attenti bene a quello che vi sto dicendo. Arrivo fino a 0,5, perché? Perché il volume stesso che c'è all'interno del lago è 0,5 più o meno. Vedete che sono andato a 0,5, cioè l'1 è qui, sono arrivato col pistoncino fino a 0,5. La cosa migliore sarebbe poi devo dare una pulita per togliere le gocce e a questo punto riaspiro nuovamente, vediamo se avete capito perché. Riaspiro nuovamente e vedo proprio, si vede benissimo, poi dovete provare a farlo, che essendo andato a 0,5, io vedo che c'è 0. Un microlitro di liquido perché ha preso gli 0,5 della siringa sotto, e poi sopra c'è l'aria. Questo qui è un grosso vantaggio. Perché? Perché quando io vado a iniettare adesso nel lago non ho niente. Se nel lago ci fosse già della miscela liquida e io aspetto a premere, quella miscela liquida parte già e allarga i picchi, cioè tende a esserci un allargamento dei picchi. Invece, nel momento in cui io premerò, siccome qui c'è l'aria. Va dentro, tutto evaporizza, non c'è problema, non rimane niente nel lago. Siamo a 200 gradi e parte l'analisi. Non devo aspettare mezz'ora prima di iniettare, se no rischio che l'alcol evapori. Vado sull'iniettore, c'è una membrana elastica. Arrivo qua, entro e poi faccio partire start e inject A. Verifico che sia partita. Vedete che è stato sufficiente schiacciare una volta start ed è andato nel livello 1. Se vedo che rimane in stand-by, vuol dire che non ha preso il tasto start e lo devo schiacciare subito perché l'analisi deve partire. Per essere sicuri che sia partita, basta vedere che la macchina si è accesa nel livello 1. Start. E basta schiacciarlo una volta sola. Se invece avessi messo il time SB infinito e mi fossi dimenticato di mettere 0, devo schiacciare 2 volte start. La cosa ideale sarebbe o essere in due, e quindi mentre uno inietta, l'altro fa così, si mette qui con, vedete, inject A, che è il tasto qui perché? Perché qui ci sono due canali, l'A e il B. Noi usiamo sempre l'A. Adesso vi farò vedere quello che succede via via. Vedete il picco, sta uscendo il metanolo.
Ah, Sì, si vede. vedete? Qui a questo tempo sta uscendo il metanolo. In questo momento è uscito l'etanolo e riuscite a vedere che i due picchi sono ben risolti perché? Perché siamo partiti a temperatura bassa. Se noi fossimo partiti a 160 gradi, non avremmo separato l'etanolo dal metanolo. Perché più è la temperatura, più le molecole vanno veloci e non si separano, fu la lunghezza della colonna. Quindi uno dei parametri più usati per aumentare la risoluzione dei picchi è la temperatura. Poi si fa la programmata per separarli. Si parte a temperatura bassa per separare i componenti più volatili e poi via via si fa una rampa di temperatura per arrivare a una temperatura più alta per far uscire quelli meno volatili. Ecco una cosa importante, uno dei problemi più grossi è l'iniezione. Se io cambio operatore tra un'iniezione e l'altra, c'è il rischio veramente che già non è riproducibile. Ecco, per evitare questo problema, cosa si fa? Per evitare il problema della riproducibilità delle iniezioni, si usa il metodo dello Standard interno. standard, bravissimo, standard interno. Standard interno perché il rapporto tra l'area del picco rispetto a quello dello standard interno non cambierà al cambiare dell'iniezione, del volume di iniettato. Perché è il rapporto che non cambia, non i volumi. I volumi cambiano, ma il rapporto rimane lo stesso. Ecco perché si usa lo standard interno. Oggi è fuori dalla nostra portata. Vediamo quali sono i metodi e come si elaborano i dati velocemente della nostra analisi che abbiamo fatto oggi. Quali sono le principali analisi in gas cromatografia a livello crescente di difficoltà? Sono quelle che vediamo adesso, che sono il metodo della normalizzazione interna senza fattore di risposta con fattore di risposta. Allora, quello che usiamo noi oggi è il metodo della normalizzazione interna, ma con fattore di risposta. Il metodo della normalizzazione interna si usa quando si conoscono tutti i componenti della miscela, come nel nostro caso. Non si fa altro che misurare le aree e lo fa l'interrogatore per noi. Dopodiché si fa il totale delle aree e si prende l'area di un componente, si divide per il totale delle aree e si ha la percentuale. Ma questo vale soltanto se la risposta dei vari componenti è la stessa, e cioè se l'area di un componente diviso la sua concentrazione è uguale all'area dell'altro di un altro componente diviso la sua concentrazione, cioè come dire SA su CA è uguale a SB su CB. Questo significa che i due componenti rispondono allo stesso modo al feed e non è mica così, purtroppo. Adesso lo vediamo subito il perché. Siccome la risposta non rimane la stessa, quindi potrebbe essere che un componente che ha la stessa concentrazione mi dia un'area più alta di un altro componente che è alla stessa concentrazione, quindi vuol dire che risponde di più rispetto all'altro. Questo qui è lo standard fatto 2 anni fa con la mia classe di allora. Metanolo, etanolo, propanolo e butanolo sono al 25%, hanno la stessa concentrazione, però chi risponde di più? Il butanolo, perché a parità di concentrazione la sua area è molto di più di quella degli altri. Chi risponde di meno? A parità di concentrazione risponde meno il metanolo. Ci potremmo anche chiedere perché è un feed, è chiaro che le molecole più grosse ionizzano di più e quindi rispondono di più. Di conseguenza devo correggere le aree per renderle proporzionali alle concentrazioni. Taratura diretta invece è quando mi interessa solo un componente. Pensate a un'analisi ambientale. Voglio trovare un solvente nella mia emissione, xileni, delle vernici. Non mi interessa andare a analizzare tutto. Voglio analizzare solo quel componente. Lo farò contro standard di xilene e andrò a confrontare l'area dello xilene dello rispetto alla concentrazione dello standard uguale all'area dello xilene nel campione e troverò la concentrazione incognita. Momento però, è meglio farne di più di uno. Quindi non mi accontento di fare uno standard, faccio una curva di taratura. Voi siete più abituati a fare almeno 2, 3, 4, 5 standard. Anche qui dovrò fare 5 iniezioni. Avere 5 cromatogrammi, costruisco la mia curva di taratura e poi vado a vedere il campione. Quant'è? Chiaramente gli standard devono essere nell'intervallo del campione, insomma. Ecco, arriviamo ai due metodi più evoluti, cioè la standardizzazione interna, lo standard interno e
il metodo delle aggiunte quando ho delle matrici. Allora, vediamo il nostro. Il metodo della normalizzazione interna senza fattore ormai si usa pochissimo, soltanto per gli esteri metrici. Quello di oggi c'è il problema, appunto, avete visto che il rivelatore risponde in modo diverso a ogni componente. Allora cosa facciamo? Allora, se tutti rispondessero allo stesso modo, il rapporto tra area e concentrazione rimane costante per i vari componenti, quindi SA su CA uguale SB su CB, e quindi basta, ho detto prima, sommare le aree dei componenti e riportarle a 100 e avrei la mia percentuale. L'interrogatore mi dà le aree SA, SB, SC, le sommo e trovo il totale. Non faccio altro che fare il rapporto tra l'area di A e il totale e trovo la percentuale di A. Ma questo è valido soltanto se conosco tutti i componenti, perché io mi riferisco al totale dei componenti che ci sono nella mia miscela che conosco già. Andrebbe bene in un'analisi di routine, ma in un'analisi ambientale no. E qui ci sono degli esempi già risolti che trovate anche su quel quaderno di analisi chimica. E questo è l'esempio del Cozzi. Vedete, con i dati, i tre cromatogrammi, si sommano le aree, si fa la percentuale. Il problema oggi però è questo, che noi abbiamo una risposta diversa. Il butanolo risponde molto di più degli altri e il metanolo risponde di meno. Come faccio a rendere proporzionali le aree con le concentrazioni? Io devo correggere le aree in modo tale che valga la proporzione. SA corretta sta a CA, come SB corretto sta a CB, come SC corretto sta a CC. Come faccio a correggere le aree? Molto semplice, le moltiplico per un fattore di correzione. FA per la sostanza A, FB per la B, FC per la D e così via. Quindi l'area corretta è data da quella che legge l'interrogatore, che ormai ha finito. Quando è finita l'analisi, però, non è il caso di continuare, se no consumo carta. L'analisi ormai è finita, vedete che ci sono i quattro picchi ben risolti. Sta uscendo qualcosina ancora qua, perché? Perché la colonna magari è sporca. Quindi ogni tanto bisognerebbe far fare un ciclo a vuoto alla colonna per pulirla, magari lasciandola accesa anche una notte, bisogna spurgarla, pulirla. Io ho finito l'analisi, schiacciando Inject A mi stampa tutte le aree e i tempi di ritenzione dei picchi, che poi ci serviranno per elaborare i dati nel nostro modello di Excel. E lui mi calcola l'area percentuale di ognuno, i tempi di ritenzione, 12% di metanolo, 19% di etanolo, 30% di propanolo, 35% di butanolo. Non è vero, perché sono tutti 25. Ecco per cui che io devo correggere le aree. Quello che usa lui qui è il metodo della normalizzazione interna senza fattori, cioè il metodo zero, e me lo dice che è il metodo zero. Si vede qua, metodo zero. In realtà lui c'ha dentro cinque metodi. Se avete voglia, vi studiate il manuale. Sì, ma c'è da morire, ve lo dico già. Allora, cos'è meglio fare? Prendiamo quei dati qui, li mettiamo in Excel e facciamo le nostre elaborazioni che poi vediamo. Questo qui è il campione di ieri che abbiamo ottenuto. Con gli avvinamenti, no? Me lo sono tenuto via e l'ho usato come campione. E quindi potremmo fare un'altra iniezione se qualcuno ha voglia di farla. Lo strumento, vedete che in questo momento si trova nel 5 perché ha un tempo infinito il 5. Ha fatto il raffreddamento e aspetta, non è in stand-by, ma è qui, è alla fine dell'analisi. Quindi è possibile che io debba schiacciare start due volte, una volta per farlo andare da qui a qui e una seconda volta per farlo andare avanti. Quindi la prossima volta magari diamo zero anche al tempo finale, così lui torna indietro da solo. Eravamo rimasti alla normalizzazione interna con fattore di risposta. Quindi vi stavo dicendo, come nel nostro caso, il butanolo risponde di più. Allora cosa dobbiamo fare? Dobbiamo correggere le aree andando a inserire un fattore di correzione, in modo tale che poi il rapporto sia sempre costante. Quindi il rapporto tra area e concentrazione di A deve essere uguale a quello dell'area di B su CB, ma per far questo devo correggere le aree, perché così non è qua. E come faccio a correggerle? Inserisco tre fattori, nel nostro caso quattro, di correzione. Qui ci sono tre sostanze, A, B e C. E come li ricavo questi fattori? Se decido di fissarne uno uguale a uno, per esempio il metanolo, e gli altri li calcolo in funzione del primo. Vediamo come. Allora, si prepara una miscela nota contenente tutti i componenti, come abbiamo fatto noi. Tutti alla stessa concentrazione, è più comodo, no?
25, 25, 25, 25. Si inietta e si misurano le aree. Ce l'ha fatto lui. L'iniezione l'abbiamo fatta noi, le aree le ha misurate lui. Terzo, decido di fissare arbitrariamente il fattore della sostanza A uguale a 1, per esempio quella del metanolo. Uno potrebbe dire: posso fare il butanolo anziché è uguale, cambia niente. E mi vado a calcolare gli altri. Allora cosa succederà? Che adesso, essendo FA uguale a 1, qui SA su CA sarà uguale a SB per FB su CB. Capite che da queste uguaglianze basta invertire. Per esempio, voglio sapere quant'è FB. Non faccio altro che portare dall'altra parte e avrò SA su CA per CB su SB. Stessa cosa faccio con FC. Vedete che rimane sempre SA su CA, no? Perché sto uguagliando questo con questo. Questi li porto di là, CC va sopra e SC va sotto. Una volta fatto questo, dalle aree che mi dà l'integratore, ottengo le aree corrette, cioè l'SA corretto è uguale a SA perché abbiamo fissato FA uguale a 1. L'SB corretto sarà SB per FB, l'SC corretto sarà SC per FC. Questo metodo è applicabile solo quando si ha la sicurezza che tutti i componenti siano rappresentati, inoltre devono essere noti e reperibili. Andiamo a vedere quindi cosa facciamo al foglio elettronico e magari mettiamo dentro i dati di oggi. Vi faccio vedere quelli di 2 anni fa per darvi l'idea. Ho fatto una specie di ricostruzione mettendo i due cromatogrammi, quindi vedete che rispondono in modo diverso, abbiamo già detto. E questo è lo standard di 2 anni fa. Si nota già una cosa interessante. Il metanolo oggi risponde molto di più di quanto rispondeva 2 anni fa. Questo può succedere. D'altra parte, sapete che gli standard vanno fatti sempre, prima dell'analisi. Questo è lo standard, vedete, i 4 picchi, che in realtà dovrebbero avere tutti la stessa area. E questo succederebbe se avessero la stessa risposta. Quindi li dobbiamo correggere. Dallo standard ricavo i fattori di correzione. Poi inietto il campione e ho le aree del mio campione. Prendo i dati dell'integratore, li leggo e li riporto qui nella tabella di Excel, riportando solitamente tempo di ritenzione e la superficie del picco dell'integratore e i valori delle concentrazioni che ho preparato nello standard. A questo punto fisso il fattore del metanolo uguale a 1 e mi vado a calcolare il fattore dell'etanolo e se il metanolo gli ho dato 1, affinché l'etanolo risponda come il metanolo, dovrò moltiplicare per un fattore minore di 1, visto che la sua area è di più. Meno ancora per il propanolo, addirittura meno ancora per il butanolo. E questo è il fattore, fissato 1 per il metanolo, e queste sono le aree lette. Cosa succede? Cioè, man mano aumenta l'area, man mano si riduce il fattore di ognuno, per avere la stessa area corretta. Lo standard mi serve per ricavare i fattori avendo quelle concentrazioni che qui per semplicità sono state poste uguali. Butto dentro il campione, ancora lui mi dà le sue aree, le metto dentro come prima, tempo di ritenzione area, poi a fianco mi calcolo le aree corrette. Vedete che l'area del metanolo corretta è uguale a quella del picco perché il fattore è 1, mentre qui quella retta è 729.000, quella corretta è 117 perché? Perché ho moltiplicato questa per il fattore di 0,160. Lo stesso faccio con gli altri, poi sommo le aree e la percentuale del campione quindi sarà data dall'area corretta diviso la somma delle aree corrette. Poi una cosa interessante che si può fare con i ragazzi è questa elaborazione, la cosiddetta legge di James Martin. Basta mettere in relazione il logaritmo del tempo di ritenzione con il numero di atomi di carbonio e mi accorgo che la relazione è lineare. E se provo a fare la stessa cosa, ma invece del numero di atomi ci metto la massa molare, stessa cosa, sempre una retta. Cosa vuol dire questo? Che all'aumentare della massa molare, in questo caso, per serie omologhe, attenzione, quindi alcoli della stessa famiglia. Un'altra cosa vi chiederete, e se provo a mettere in relazione invece i punti di ebollizione? Stessa cosa, qui riporto i punti di ebollizione e qui sempre il logaritmo del tempo di ritenzione, ma è ancora abbastanza lineare. Si comportano tutti allo stesso modo alla fine, sono tutti come polarità, più o meno siamo lì. Quello che fa la differenza è il punto di ebollizione, quello che fa la differenza è la massa molare, quello che fa la differenza è il numero di atomi di carbonio. E sono lineari. Se io provassi a mettere invece del logaritmo il tempo, vedete che diventa un esponenziale, no? Faccio una copia di questo a fianco, gli do la data di oggi, 5, e metto dentro i dati. Questo
Questo metodo della normalizzazione interna con fattore di risposta prevede, primo, di conoscere tutti i componenti della miscela, trovare i fattori di risposta con lo standard e poi applicarli per correggere le aree del campione e trovare le percentuali di campione. Questo. Io ragazzi avrei finito, spero di essere stato. Chiarissimo. Ciao a tutti ragazzi, Studiate per domani. Grazie, arrivederci. Preparati. Ok, Arrivederci, grazie. ciao. Grazie, arrivederci. Arrivederci.